David nasce a Gressoney il 27 settembre 1960. David è stato una grande promessa dello sci italiano della fine degli anni 70, ed era da molti considerato il possibile antagonista del fuoriclasse svedese Endemol Stenmark e l'erede sportivo di Gustav Toni. Pur avendo disputato poche gare in Coppa del Mondo, riuscì a farsi notare sin dall'inizio, ottenendo podi sia in slalom gigante a Schladminge, che in slalom speciale ad Oslo. Riuscì a battere il più grande sciatore dell'epoca, Ingemar Stenmark, in una gara disputata ad Ar. La sua vita cambiò improvvisamente il 16 febbraio 1979, mentre stava disputando una prova di discesa libera a Cortina d'Ampezzo. Durante la discesa David cadde battendo violentemente la testa sul ghiaccio. Subito sottoposto a visite mediche, avendo accusato disturbi di cefalea e vertigini, gli venne raccomandato di non disputare la seconda manche dello slalom speciale, in programma per il giorno seguente, e di recarsi a Lecco per esami più approfonditi di natura neurologica. Sebbene le indagini mediche avessero poi dato esito negativo, nei giorni seguenti David continuò a sentirsi stordito e ad accusare disturbi di vario genere. Gli vennero prescritti alcuni giorni di riposo. Il compagno di squadra Paolo De Chiesa riferì che David faticava ad allenarsi, poiché le vibrazioni prodotte dagli sci sul ghiaccio gli facevano venire mal di testa. Nonostante questi disturbi, e confortato dalle parole dei medici che lo avevano visitato, lo sciatore si presentò al via della discesa libera preolimpica di Lake Placid negli Stati Uniti. Il 3 marzo 1979. Durante la prova, giunto quasi al traguardo, spigolò e cadde ad una velocità superiore ai 100 km orari, battendo nuovamente la testa. Riuscito a rialzarsi, attraversò il traguardo per poi crollare tra le braccia di Piero Gross, ormai in coma. Subito ricoverato in ospedale, fu sottoposto a 3 interventi nel giro di 10 giorni, ricevendo negli anni successivi cure mediche in Italia, Stati Uniti e Innsbruck, le quali tuttavia non sortirono alcun effetto apprezzabile, con David che visse in stato vegetativo i 6 anni successivi, fino al sopraggiungere della morte, avvenuta il 26 febbraio 1985, a soli 24 anni, a causa di una emorragia cerebrale. Il papà, la mamma e la sorella Daniela si prenderanno amorevolmente cura di lui fino al momento del decesso.